individuato il responsabile. E torniamo ad occuparci dell'esplosione avvenuta in una palazzina a Catania, ove persero la vita due vigili del fuoco, di cui da giorni pendono non poche polemiche. Per voi la testimonianza mediante intervista telefonica a Carmelo Barbagallo, dell'esecutivo regionale Vigili del Fuoco sindacale di base. Una vicenda che ha colpito, direi, tutti noi siciliani. Perdere la vita per salvarne altre è sicuramente un momento toccante. Fare il cordoglio alle famiglie, un grosso in bocca al lupo ai colleghi che attualmente sono in ospedale. Sono un vigile del fuoco a tutti gli effetti operativo e quella sera dovevo dare il cambio ai colleghi che hanno avuto quella sciagura. Ci tengo a dire che noi come vigili del fuoco lavoriamo sempre in professionalità, rispettiamo le procedure operative standard e non siamo avventurosi. Prima di intervenire nei luoghi per effettuare un intervento facciamo dei controlli incrociati e facciamo le dovute valutazioni. Proprio per le fughe di gas, noi sappiamo che dobbiamo lasciare i dispositivi tecnologici lontani dal luogo, che non possiamo usare mezzi che possono causare l'innesco. Tutto questo, diciamo, accanirsi contro i vigili del fuoco in questo minuto sinceramente ci dà rabbia. Continueremo a rivendicare questa situazione per il rispetto dei colleghi che hanno perso la vita e anche per tutti i vigili del fuoco e anche per quelli che ancora sono in ospedale, che stanno lottando per tornare nuovamente tra di noi. I social sono importanti, ma nelle ultime ore abbiamo visto che si sono abbandonati in tanti a dei commenti molto sommari. Esattamente, io questo rivendico e rivendichiamo a nome di tutti i vigili del fuoco. Vogliamo rispetto, ma soprattutto per quei due colleghi. Ripeto, io conoscendoli personalmente posso dire che erano persone professionali e anche i colleghi che attualmente sono all'ospedale sono dei professionisti al 100%. Ci dà rabbia sentire che tanti si stanno attenendo contro chi in situazione di emergenza ha portato sempre un contributo. L'abbiamo dimostrato e lo dimostreremo sempre. Anche in precarietà noi lavoriamo con la massima professionalità. Vi è un procedimento giudiziario aperto? Non mi sento di rilasciare alcun commento e ripeto, sono convinto che siamo dei professionisti e lavoriamo sempre rispettando tutte le procedure atte all'intervento. Ai siciliani che ci stanno guardando, cosa vorrebbe dire? Ai siciliani, ma anche a tutta la popolazione, che noi siamo il corpo meno pagato dello Stato. Lavoriamo in precarietà sempre, però siamo professionali. E se noi quando andiamo ad effettuare un intervento rispettiamo, ripeto, tutte le procedure, perciò attenzione ad additare le persone, specialmente quando si sta parlando dei padri di famiglia che hanno perso la vita, sono dei figli anche, dei padri di famiglia soprattutto.